is my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. Annunciato il match tra i ragazzi di Maltesers contro i Quantini. Un pelo in testa, sta crescendo. Dove ti spiego una cosa? Va benissimo. Oh. Perché non lo so. Ma saremmo curioso di assistere a questa spiegazione. Dopo. Tiro da fuori. Io sì, mo vado. Mamma mia, Bomberman. Avete visto il passato, Giuliano. Vino viene in possesso palla. Il tacco. C'è la ripartenza. Ecco, palla a Tammaro. Chiude tutto Giuliano. Uno che torna, uno dei due. Giuliano. Serve Guaratiro sulla sinistra che col mancino. Prova il tiro. Spazza tutto Casuccio. Palla ancora per Quaratino. L'ha toccata lui, penso. Aperta Ammaro. Poi Rubino tenta il tiro da lontano. Con i piedi Quaratino. Quaratino prova il tiro. La traversa di Quaratino. Destro fulminante. Ora Quaratino la mette in mezzo a cercare Punzo. Punzo lotta. Qualcun anno fa ha avuto la stessa cosa, ma poi non riesce a stare che con qua che perché prima abbiate palo sull'altro palo sul primo Parte Rubino col destro, grandissima confusione. Prima che faccia l'intervento è venuto pure qua. Sale sulla destra Rubino. Rubino la mette in mezzo per Quaratino che col destro sciupa tutto. Grande occasione per i Maltesers. Ancora De Stefano. Stefano perde il pallone. Parte Giuliano. Giuliano sulla destra. La mette in mezzo per Punzo. Punzo la stoppa e tira. Grandissima occasione per i Maltesers. Ma Punzo non concretizza. Punteggio rimane sullo 0-0. Zuppa di petto. Poi col tacco. Ma Rubino. Rubino prova a metterla a mezzo per Punzo. Punzo. Punzo la porta sul mancino. Tira. Tiro che termina al lato. Non di puzzo di freddo, mi sono dimenticato. Quaratino il tiro, Casuccio in due tempi. A prendersi il cappotto che è un gredino se ne è scordato. Prova ad andare Punzo. Quaratino contro Tammaro, è difficile andarsene, infatti non se ne va. Ciotola fermato da Giuliano. Giuliano. Giuliano ne salta due. Giuliano ne salta tre, quattro. Giuliano! Super gol di Giuliano! Grandissima rete di Luca Giuliano, salta a quattro avversari, grandissima rete di Luca Giuliano, che gol di Giuliano, davvero spettacolare la sua progressione palla al piede, non ha perso mai il contatto visivo con il pallone, gran gol, 1-0 sotto lo Shekinah, suo nome sul tabellino dei marcatori, subito la palla dall'altro lato per Ciotola, che malattia che ha provato, sembrava dentro, con la spalla la presa. Ma è esagerato. Quaratino lascia scorrere il pallone, ma c'è la copertura di Tammaro. Quaratino fuori per Rubino. Rubino tenta il tiro. C'è il ritorno di Ciotola. Poi parte Tammaro, palla al piede. Tammaro serve ancora Ciotola. Pallone è troppo lungo però. Contropiede gestito male. Fra, segnatelo, Non c'è fallo, riparte Giuliano, palla al piede, Giuliano sulla destra, Giuliano tenta il tiro. Anche una deviazione il tiro, ma parte Giuliano, palla al piede, ora Giuliano ne salta due, Giuliano la mette in mezzo per Punzo. Giuliano fa quello che vuole, palla al piede. Ciotola fa scorrere il pallone, poi col destro ci prova. Punzo cerca un numero su Ciotola.
Poi riparte Rubino sulla destra, ancora Rubino. Rubino la mette in mezzo per Quaratino. Che col mancino, ancora una volta davanti la porta muta. Ci sta. Ci prova Ciotola, che serve De Stefano, poi chiude tutto Guida, parte il contropiede con Punzo. Punzo la palla sul destro, si allarga, tenta il tiro, ancora una volta Casuccio. Termina qui il primo tempo tra i Maltesers e gli Shekinah. Ricordiamo, il punteggio è di 1-0 per i ragazzi maglia gialla. Sta per ripartire il match tra i Maltesers e gli Shekinah. Ricordiamo, il punteggio è di 1-0 per i ragazzi dei Maltesers. Marcatura di Luca Lugano, ci porta su, ci prova subito Tammaro. Palla colpisce la barriera. La rincorsa di Tammaro, che col mancino. La risposta in bagher di Liberti. Ma che numero? 12 euro 5 pizze, 2,94. Certo, la pizza in più. Palla in mezzo di Quaratino a cercare Punzo, che la stoppa con la suola. Poi allarga bene, anzi no, riparte De Stefano. De Stefano, questo è il 37. Cosa vuole punire? Cosa sceglie? Non c'è l'ultimo uomo. Non c'è l'ultimo uomo. Solo per... No, è troppo, vai, vai a casa. Pressing di Ciotola. Ciotola la palla sul destro, prova la finta. Poi parte Punzo, palla al piede. Punzo sul mancino, Punzo tenta il tiro. Che parata di Casuccio. Lui. Sì, buona, buona. Sì, proprio il creatore delle regole. Buona. Niente, palla per Ciotola. Ciotola tenta il tiro. Così, dai. Va Tammaro alla battuta. La mette in mezzo a cercare Ciotola, che con la testa non riesce alla deviazione. Calcio di punizione già battuto per i Maltesers. Parte Rubino sulla destra. Rubino la mette dal centro per Punzo, che incespica in qualche dribbling di troppo. Fa ancora Punzo il destro. Si è saltato. Gasanti. Io mi saltavo proprio. Ero contento di vedere la partita. Senti, ma sto qua, no, almeno me la faccio piacere. Sai che due coglioni, scusa. Soprattutto quando facevo io. Ciotola! Miracolo di Liberti! Solo quando è finito. Molto bene questo passo. Vengono a 10 vittorie consecutive. Invece c'è di là. Punzo, Punzo, Punzo. Oh, no. Grande slalom, ma tiro alto. Grande azione di Punzo. Oh, no. Tiziano. Io voglio troppo bene. A ieri. Tira, però Ciotola. Allarga ancora per De Stefano il triangolo. Che azione dello Shekinah! Spettacolare! Lancio Quaratino tutto solo! Quaratino! Quaratino Casuccio! 1-0! Rubino, Punzo, controllo di mano, nettissimo! Wow! Aveva fatto il gol della vita, ma c'era un controllo di mani evidentissimo. Neanche Punzo, infatti, protesta. Poi che gol. Calcio d'angolo Maltesers. Calcio di rigore. C'è il fallo di Rosario Ciotola, allacciato. Anche se Punzo sul pallone, infatti, forse non ci arrivava. Calcio di rigore. E noi con la nostra Spider Cam andiamo a seguire. Vediamo chi va. Chi tira? Punzo. Un bel sposta di un po'. Ma Punzo. Il gol del 2-0. Peppe Punzo su un rigore. Calma ragazzi, calma. E così vedevo meglio. I Maltesers forse riescono a chiudere la pratica. La Spy Cam. 3. Questo è già playoff. Questo è Spy Cam, ragazzi. La Spider Cam. No, no. Dalla battuta, la traversa clamorosa. Ma è fortissimo quello. Il tacco, Punzo, il triangolo, palla sull'esterno della rete. Triangolazione con Rubino. Adesso attenzione, perché i Maltesers possono chiaramente sfruttare il contropiede con lo Shekinah tutto avanti. Umberto Tammaro allarga per noi.
Punzo ruba palla, Punzo, ancora Casuccio, davvero grande protagonista quest'oggi Casuccio, davvero belle le sue parate. Inoltre il cinquantesimo, Ciotola, guida Salva e Nicolella, manda tutti a casa, 2-0 Maltesers, una bellissima partita. Fabiano migliore in campo, i Maltesers vincono per 2-0. Luca, una bellissima partita, lo Scignano ha dato filo da torcere oggi. Sì, allora diciamo che poco complice i nostri errori sotto porta. Per fortuna c'è Mattia che ha portato. Grande, sempre. Sei il migliore, fra. Attenzione. Sei davvero il migliore, sì, grande. Mirabella. Sei il migliore in campo. Ma perché? Come dicevi, stati su un attimo un momento. Okay. Niente, quindi Mattia ci ha salvato perché diciamo noi ci eravamo mangiati troppi gol. Sono contento che ho fatto un bellissimo gol. Luca, per te grande rete appunto, forse ti vedremo nella colpa rete a questo punto. Spero di sì, già ci sono stata la settimana scorsa, questa volta penso di migliorarmelo di più. Ti puoi riproporre. Mirabella, vuoi fare tu una domanda a Giuliano? Giuliano, secondo te mo che facciamo? Giochiamo contro questi segni di merda? Sono i fuces. Vabbè. Secondo me le prendiamo. Però... Arrivederci, complimenti. Godo. Ma perché devi rovinare sempre? Ma quello Mirabella è nato per rovinare i momenti.